Agosto, martedì alle 19, via Tommaso Campanella, finalmente verrà aperta la sede della Prologo. Era da tanto tempo che era assente, non era stata diciamo, attivata e con un gruppo di persone siamo riusciti a ricostituirla. Non nego che ci sono state po' di difficoltà, però con il nostro impegno, con la nostra tenacia, siamo riusciti a ricostituirla. Invito tutti i cittadini a partecipare a questo nuovo evento perché è giusto che la Prologo sia di tutti, è aperta a tutti e libera alle nuove iscrizioni. Abbiamo già invitato il nostro sindaco a venire e sicuramente la sede verrà inaugurata e benedetta dal nostro arciprete Don Alfonso Franco. Dopodiché ci saranno varie personalità e autorità del luogo, tra cui il sindaco, personalità politiche regionali e provinciali. E anche ci saranno presenti i vari dirigenti dell'ente turismo, il dottore Piero Praticò e il dottore dell'ente turismo provinciale e dell'ente turismo regionale che è il dottore Pasquale Anastasi. Ci interverrà anche il presidente provinciale dell'Umbria che è il dottore Massimo Pogliazzo. Daranno il loro contributo. Se dopo la manifestazione, dopo l'inaugurazione, alle 21 inizierà la manifestazione con lo spettacolo degli Osanna, un famoso gruppo rock degli anni 70, e in avanspettacolo ci saranno due gruppi del nostro territorio che saranno, veramente non mi ricordo come si chiamano i gruppi, però saranno il gruppo di Taurianova che fa capo a Barresi. È un gruppo emergente anche di Gioia Tauro. Vi raccomando, non mancate, venite perché la Prologo è aperta a tutti quanti, a tutti quelli che hanno delle idee, dei progetti per poter valorizzare il nostro territorio e la nostra città. Grazie.